Questo è un omaggio a quella vecchia guardia silenziosa. Silenziosa perché non alza mai i toni da predicatore, è sempre pronta ad ascoltare senza giudicare, paziente e lontana dal mondo fenomenico che spesso viene utilizzato per attirare l'attenzione di più persone. Sono i decani del contattismo, i pionieri della spiritualità, quelli che non hanno pagine su pagine se li cerchi sui motori di ricerca, perché hanno puntato all'essenzialità e al lavoro interiore che non fa troppo rumore ma scuote le coscienze. Vedremo ora degli estratti integrali di Eufemio del Buono al Maurizio Costanzo Show. Bene, buonasera, grazie, ben trovati. Quando a questa trasmissione partecipò, era la prima decade di ottobre più o meno, Rael, il messaggero degli Elohim, ci fu in sala un certo movimento e una persona che io avevo lungamente visto in una altrettanto lunga serie televisiva legata a... Ma lei voleva dei cuscini? Scusi? Era lei che aveva chiesto i cuscini? No, l'altra signora. Ah, ecco, no, perché siccome l'aveva detto lei, ho detto, vedi, danno qua. Allora, sarebbe stato scomodo. Dicevo, ecco, una trasmissione che andava in onda, si chiamava Quinta Rete, allora, su Roma, poi è diventata Italia 1, e dove c'era un ufologo, insomma, forse il più noto a Roma degli ufologi, era in sala quella sera, ripeto, ha chiesto di parlare, io ho detto, no, ma guardi, poi ci vediamo in trasmissione e ci viene a dire, è un ufologo... Voglio dire della prima ora, Eufemio del Buono. Allora, è stato pubblicato un libro. Come va? Bene. Bene. Grazie. Di che? Grazie per avermi fatto partecipare. Presentandolo ho detto che lei è un ufologo della prima ora, quasi, perché sì, è vero. Cominciato a occupare, no? Sì, ho avuto un gran coraggio perché quando si 15 anni o 16 anni fa si doveva parlare addirittura mettendosi in televisione di queste cose, o si rischiava la clinica psichiatrica, oppure quando si incontrava qualcuno per la strada mi faceva, almeno i primi anni, tu sei quel ciarlatano che dice quelle sciocchezze. Il bello è stato che passati 5 anni, quando il chiodo è entrato, sono stato chiamato quale membro accademico in 3 accademie, a far parte di 3 accademie, l'Accademia del Mediterraneo, l'Accademia Burckhardt e l'Accademia Arte e Scienza d'Europa. Ecco, ma lei, la rivelazione, quando fu? Perché lei all'improvviso... Ma non è una rivelazione, io penso che ci si nasca, dottor Costanzo, perché fin da ragazzo io sentivo il bisogno di ritirarmi qualche volta, giocavo con gli amici, lasciavo stare e poi mi ritiravo e quindi mi chiedevo spessissimo la sera quando vedevo il cielo stellato, perché abitavo fuori Roma, e quindi di che cosa c'è sopra la mia testa? E quindi avevo uno spasimo di sapere cosa c'era. E che si rispondeva del Buono? E che mi rispondevo? Per potermi rispondere presi i libri di astronomia. Quando chiusi l'ultimo libro di astronomia mi resi conto che gli astronomi ci dicono soltanto quello che vediamo a occhio nudo più ampliato. Quindi non mi hanno dato la soddisfazione interiore di sapere cosa veramente... Lei voleva vedere oltre. Esatto. Certo. Quindi, e quando ci ha avuto il primo, perché lei ha avuto delle sue esperienze personali. Sì, anche esperienze personali, ma il primo approccio io l'ho avuto al momento in cui, essendo funzionario all'ambasciata di Libano presso la Santa Sede, avevo la possibilità di... Libano presso la Santa Sede. Avevo la possibilità di frequentare la libreria francese. Sì. Lì riuscii a trovare, in francese, il primo libro di Adamski, il grande contattista americano. Lo lessi e cominciai a capire che forse poteva arrivarmi una spiegazione di ciò che veramente era ciò che mi affascinava. Ma perché il contattista che diceva? Il contattista americano che è stato bistrattato, che è stato preso per... Contattista fra... Sì. È una nuova professione. No, non è una nuova professione, è una fortuna a chi capita, perché quell'uomo, ad esempio, che è stato bistrattato, preso in giro, eccetera, oggi si trova seppellito. Io ho le fotografie, se volete in borsa, ve le faccio vedere, nel cimitero di Arlington, cimitero degli eroi americani. E se l'hanno seppellito lì senza avere meriti,
meriti, diciamo così, militari. Un buon motivo c'è. Un motivo c'è. Eccolo. E diciamolo. Vogliamo dire qual è il motivo? Il motivo è questo. Quando lui disse per la prima volta di aver volato con un disco volante. Lui l'ha detto? Sì, l'ha detto lui. Però mi faccia venire, dopo magari commentiamo. Quando ha detto di aver lasciato la Terra a bordo del disco volante per raggiungere l'astronave, disse che il pianeta sembrava circondato da fasci di luce, da aloni di luce. Quando arrivò nello spazio, prima di raggiungere l'astronave madre che stava aspettando il disco volante, disse che lo spazio era costellato da tutti i punti di luce. Quando ritornò e disse che aveva ricevuto notizie da questi esseri che il nostro sistema solare non si compone di 9 pianeti, ma ben di 12, perché tutti i sistemi solari sono composti di 12 pianeti, tutti lo presero in giro. Al momento in cui però sono venuti fuori Van Allen, che ha scoperto le famose fasce che erano gli aloni di cui parlava Adamski. Quando gli astronauti sono andati nello spazio, hanno detto che veramente lo spazio è costellato da lucciole. Quando gli americani ultimamente hanno mandato nello spazio un missile con a bordo un grande telescopio, e hanno potuto esplorare lo spazio esterno non con il pulviscolo atmosferico dei nostri telescopi, hanno scoperto dopo Plutone un pianeta che è 10 volte più grande di Giove. Questo sta a significare che siamo già arrivati al 10° pianeta. Ora, non sono stati necessari che passassero 500 anni per dare ragione a Galilei, come sta accadendo adesso. Certo. Sono passati solo 30 anni e Adamski ha avuto ragione. Senta, ma il suo primo contatto... Con Adamski io l'ho conosciuto, io ho avuto la possibilità anche di conoscere Adamski, personalmente no, ma il primo contatto è stato un qualcosa di che io neanche riuscivo a spiegarmi, perché ad esempio io rilasciavo la mano mi scriveva da sola, tant'è vero che un giornalista... Dove succedeva questo? Succedeva a casa mia, nel mio studio, io lasciavo la mano scriveva da sola, e mi arrivavano dei messaggi, dei messaggi strani da un personaggio che si firmava Adinar, tant'è vero che un giornalista... Adinar. Talamonti, un giornalista che fece una rivista che molti ricorderanno, sì. Scienze Ignoto, Leo Talamonti. Per prendermi in giro, sprecò ben 8 pagine e non ci riuscì, perché disse, fece l'anagramma di Adinar, dice ecco dinari, questo significa che a un certo punto si pensa di quattrini, sono materialisti eccetera, insomma 8 pagine, all'ultimo rimase di stucco perché quando andò a sviluppare le fotografie che mi aveva sviluppato, vicino al mio braccio, sì. Trovò un essere scafandrato e quindi rimase un po' ecco ad esempio molti messaggi uno lo vuole sentire uno sì. Signor Costanzo, è importantissimo, sì, dopo lo racconto, sì. Uno, un messaggio importantissimo che poi si rifà a moltissimi che sono stati ricevuti in ESPE, cioè in percezione extrasensoriale, è questo: uomo della terra, non veniamo dai nostri mondi per parlare alla tua intelligenza, ma per parlare alla tua coscienza, perché oggi non è più tempo di filosofie, ma è tempo di realtà, e la realtà è desolazione, è l'agonia della Terra. Ora, quando questo veniva ricevuto, erano 30 anni fa, il pianeta non era ridotto ecologicamente. Quello che gli scrivevano la mano. Esatto. Ma lo scafandrato che è? Un essere scafandrato, io se vuole porterò una fotografia a farle vedere. Quando hanno scattato le fotografie, eravamo seduti a un tavolo di bar, e hanno sviluppato la fotografia, vicino al mio c'era un extraterrestre con lo scafandro, come se fosse stato rivestito dalla tuta, è uscito fuori dalla fotografia. E il Talamonti, poverino, rimase un po' scioccato e quindi... Ma scusi, siccome con Chernobyl si è detto alti, poi invece Rael qui ha detto che sono piccoli, lo scafandrato... Mi dica solo questo. Sì. Lo scafandrato era alto, era piccolo, perché Guardi, io... No, e qui era soltanto a mezzo busto, come chi va in televisione. Ecco. In quell'occasione era a mezzo busto. Era Bruno Vespa. Sì. Era Bruno Vespa. Era Bruno Vespa. Lo scafandrato era Bruno Vespa. Allora... Sì, lei mi ha nominato Rael, mi ha messo il dito nella piaga, dottor Costanzo. È perché a un certo punto quell'uomo... E guardi che dicendo questo, D'Agostino, ho un gran coraggio, perché se si legge bene il suo libro, dice che chi parla male contro gli Elohim verrà addirittura distrutto. Eccomi qua, distruggetemi, sono pronto, però quello che devo dire lo dico. Ha fatto questo, Rael. Ha letto un po' di Corano, un po' di Talmud, un po' di Bibbia, un po' di Vangelo. Anche diaboliche. Diaboliche pure, ha messo dentro, tutto dentro al calderone, e ha creato, senta dottor Costanzo, è pure tu D'Agostino. Ha creato una religione atea, perché dice che Dio non esiste, dell'uomo non esiste l'anima, non esiste niente. Ah, sì, lo disse qua. Sì, ha raccontato, ad esempio, che noi ci fanno con una cellula, ci fanno dentro una macchina, eccetera. Lui ha detto, sì, che gli Elohim ci hanno creato, che sono i nostri creatori, ma del messaggio che gli hanno dato, non ha detto le cose importanti.
prima di tutto quando è arrivato sul pianeta dove l'hanno portato, ha detto che era una bella villa. Ce l'hanno mandato pure io in quell'occasione. Però in tutti i casi lei pensa che ci sia andato lui sul pianeta? Guardi, io credo di no, perché se vediamo bene, leggiamo tra le righe, io penso che prima di tutto dice che da giovane ha avuto un incidente e ha battuto la testa. Grave le caduti dal seggiolone. Questo qui quindi lo fa già dubitare. Ma poi quando sentiamo che è arrivato su, gli hanno creato sei bellissime donne, una bionda, una rossa, una mora, una qua non l'ha detto. Un indiano, e non lo dice, questo è questo che sono avuto a completargli il messaggio, perché ho letto i suoi libri. Ecco. A proposito dei libri, l'editore, sì, che poi è un mio amico, ma ha lasciato la sua rossa, una indiana, una negra e una cinese. Quando gli dissero quale gli piace, il robot gli ha creato tutte e sei queste donne. Cioè, quale vuole portare con sé? Tutte e sei. E nel libro racconta che lui ha passato una nottata bellissima con le sei donne. E io ho fatto quella considerazione, penso che potremmo farla tutti noi uomini. Certo. Io preferisco conquistarla una donna, non farmela fare dalla macchina, perché a un certo punto non so che gusto ci somiglia. Questa è la conclusione. Sì, questo ha raccontato. Ecco, questo non l'ha voluto dire. Un'altra cosa importante è qui, andiamo sul serio, D'Agostini, perché questo i giovani, i libri le leggono, no, perché vedo che è un po' scettico. Che fai lo scettico? È questo. Maurizio, senta, sì, dica. Senta bene. Se qualcuno ha una prova dura da superare, deve suicidarsi. Buona questa. Questo è una parte del messaggio di Rael. Poi, un'altra parte del messaggio. Se qualcuno vede che la prova è talmente dura, non può superarla e non riesce a uccidersi, aiutatelo a suicidarsi. Non basta. Ma lei è sicuro che stanno scritti? Guardi, ce l'ho qui i libri, ecco, ce l'ho lì. Perché mica potrei espormi a poter dire queste cose. Ecco. Non lasciate ai vostri eredi tranne che la casa di famiglia o l'appartamento dove abitano. Tutto il resto lasciatelo. Lasciatelo alla guida delle guide, cioè a Rael. Durante l'anno, senta, da questo è il messaggio, perché lo devono sapere poi i giovani vicino a me. Poi ho finito, perché c'è una cosa molto importantissima che riguarda i giovani. Sì. Un altro messaggio importante dice questo, un'altra cosa del messaggio è questo. La violenza deve essere portata in tutti i giochi, perché i ragazzi devono essere violenti e bisogna fargli fare i giochi violenti. Io non ho letto queste cose, però adesso penso che abbia sistemato Rael, certo. E i giovani che lo seguono penso che potrebbero trovare una fuga verso l'alto attraverso la meditazione, non leggendo quel libro. Dopo parliamo di altre cose, però. Dopo parliamo di quello che vuoi. Voglio sapere di Chernobyl, di tutto quanto, d'accordo. Dei Mescherecci del 78, che? Io lascio tutta la guida monaci, tanto per non confondere le guide. Ecco. Però comunque è basta con lei, perché quello che devo dire l'ho detto, penso che sia più che sufficiente. Hai fatto un cappotto, altro che Io ho fatto altro che riferire quello che ha detto la lui. La scafandrata, non ho fatto altro che riferire ciò che ha scritto. L'ha scritto nel suo libro. Va bene. Che dobbiamo fare adesso? Ecco, ad esempio, D'Agostino, un'altra cosa interessa a lui questa. Una cosa sola. Scusi, sia buono. Vedi quella telecamera? La guardi con me. È aliena. Consigli per gli acquisti. Presentata così la cosa sembra un qualcosa di eccezionale, magari di ridicolo, ma è una cosa importantissima uscire fuori dal corpo, perché questo parla di uscita fuori dal corpo. Sì, ma noi in 8 anni non l'avevamo mai fatto. Qua. Dalla Francia non arrivano solo quelli, è la prima volta. Arriva pure Anne e Daniel. Casca sempre. Anne e Daniel ci hanno passato dell'esperienza, addirittura uscendo, come dice dal corpo. Francesco, e sono andati a visitare il mondo della dopomorte. Quindi vengono a raccontarci quello che c'è dopo la morte. Ecco, però noi la prima volta abbiamo voluto verificare, anche perché io voglio chiedere, Bussotti dica. Voglio dire soltanto che è un esercizio musicalissimo. Perché l'avevo con Del Buono che non lo faceva e gli ho detto ha detto ma io tanto faccio yoga, ho fatto i Boy Scout. È diverso, lo yoga è un qualcosa di completo, per arrivare a avere delle esperienze come quelle del quale parla l'amico. Io dal 62 ho dovuto praticare fino a qualche anno fa per avere dei risultati, che è una cosa che non è tanto semplice. Lui lo può confermare. Me lo dica in un secondo. I risultati sono quelli di uscire fuori dal corpo senza lasciare il guscio fisico e rientrarvi poi. Lei è uscito, esce. Sempre. Sì, no, io non esco sempre, ma ho avuto due esperienze. Una io l'ho raccontata. A casa gli dicono non rientra tardi stasera.
Sì. Lei non lo ricorda, ma io ho raccontato... Alla radio? Alla radio, bravo. Quando io facevo Buon Pomeriggio, buon pomeriggio. Io ho raccontato l'esperienza di quando, uscendo in un incontro astrale fuori dal corpo, ho avuto la possibilità di ricevere degli oggetti a forma di L che mi sono stati dati in mano da esseri che erano a bordo di un disco volante e mi hanno detto parla fratello, il quale si sta estrinsecando anche in questo momento. Anche adesso. Uè, fermi. Il valzer. No, aspetta. Il para... Un attimo. Chi si sta estrinsecando? Fermi. Il parla fratello. Sto parlando di extraterrestri, come vedete sto parlando. Quando mi hanno detto parla fratello, io lo sto facendo. Parla fratello, ecco, lo sto facendo. E questo è importantissimo doverlo puntualizzare. Anche perché se sentiremo, come ho detto prima, parlare di un Anne e di un Daniel che verranno a Roma a tenere una conferenza e ci racconteranno in un viaggio simile... Non parli di lei. Cosa? No, no, un momento, cosa? No, no, Anne e Daniel. No, sono ma lei, francesi. Mi interessa lei. Ecco, no, è la stessa cosa di ciò che ci racconteranno Anne e Daniel. Parla fratello. Sì, il parla fratello, è questo, mi hanno detto parla fratello, sì. Cioè in altre parole dovevo cercare di portare avanti quello che è il discorso, come ho fatto nelle 150 trasmissioni che lei ha detto certo. Di aver visto... per aprire la mente, perché guardi è importantissimo aprire la mente agli esseri umani oggi che tutti cercano di tenerli chiusi, sottomessi eccetera, tutti cominciando dai politici, cominciando da determinate altre situazioni eccetera, ci tengono separati con le nazioni, ci tengono separati con il linguaggio, ci tengono separati con quelli che possono essere segreti scientifici che non ci vengono a raccontare. Allora, questo, quindi sì. Stando così le cose, quando... Buono, io volevo parlare anche con la signora Data Rossi, sì, poi ci rimane questo, male. No, io volevo dire questo, che sì, ecco, sì. Io ho avuto un contatto in questa maniera, mentre ci sono altre persone che hanno avuto contatti diretti, come ho detto Giorgio Adamski e Giorgio Di Bitonto, che ha scritto questo libro. Ah, ecco, Giorgio Adamski e Giorgio Di Bitonto, che ha scritto questo libro. Si capisce che è più italiano, con una prefazione di Del Buono, che è Angeli in astronave. Sì. Voilà, parla fratello. Grazie. Adesso anche Maurizio Costanzo è diventato un fratello che parla. Volevo complimentarmi prima dei consigli per acquisti con il Monsignore, il Reverendo, che è qui in prima fila, che l'ho visto quasi levitare. Purtroppo non siamo in grado di approfondire per una questione di tempo. Vede, per parlare di Israele non abbiamo parlato dei suoi esempi del buono, ci dobbiamo vedere, poi ci vedremo un'altra volta per parlare casomai di quello che ha visto lei. Va bene, con piacere. Perché ci sono rimasti fuori tu un sacco di vero? C'è, allora, ci sarebbe 150 trasmissioni, 120 ore di dialogo, ci sarebbe da parlare. A UFO ci sarebbe da parlare, a UFO. No, ma io scommetto, allora, prego. Costanzo, scommetto che D'Agostino non sa che cos'è un tartufo. Che dobbiamo rispondere qua? Dobbiamo uscire fuori dal... È un UFO del Tribunale Amministrativo Regionale, un UFO del TAR. Questa era tre verticale. Non lo so. Se l'era preparata del po' questa? No, è vecchia. Ah, gli è venuta così. Tempo. Ma chi è scrivi? Gli è tornato in mente? Sì, mi è tornato in mente. Chi dica ai fratelli? Chi scrive i testi? No, una cosa, voglio fare. È questo. Cerchiamo di puntualizzare. Sì, ma non dica, ma faccia puntualizzare, non le dica più queste battute. Non le dico più, d'accordo. No, perché se lei viene le dice, noi aboliamo l'aria condizionata perché bastano queste, però... Dica. No, ma siccome a un certo punto quando faccio il discorso serio si scherza sopra, allora io comincio a scherzare. Ha ragione, a scherzare io così possiamo. 30 secondi, fare dica. 30 secondi sono fuori di un minuto. Dica. Ecco, dicevo, voglio che si prenda coscienza del problema ufologico, perché non è quello che abbiamo detto di quel personaggio, ma è il più importante che oggi veramente può interessare l'umanità. Perché non so se avete fatto caso che non c'è più dove appigliarci sul nostro pianeta. Non ci appigliamo. L'unica possibilità è di poter pensare che possa giungerci l'aiuto dall'esterno. Ora, questo aiuto dovrà arrivare eventualmente se noi arriviamo proprio a creare la catastrofe, perché siamo sulla strada. Noi... Però se riusciamo a... No, se riusciamo, se riusciamo adesso per esempio a dare forza a Gorbaciov, ad esempio, che potesse portare avanti la perestroica, io penso che potremmo risolvere il problema. Sì, però se questo non accade... Che forse non abbiamo fatto... Abbiamo sbagliato tutti a non vivere come avremmo dovuto vivere, per l'emozione di questo muro di Berlino. Ecco. Eufemio Del Buono. Bravo.
In questo video, Giorgio Di Bitonto, autore di Angeli in astronave, e Armando Mattioni, fondatore del progetto Unire nell'amore, ricordano insieme nella web radio l'amico Eufemio Del Buono, che ha scritto la prefazione del libro di Giorgio. Buona visione. E fra me e Giorgio questa sera ricorderemo passaggi e momenti che ci hanno visti insieme a lui, che abbiamo fatto delle cose insieme. Io tra l'altro ho pensato questa sera di offrirvi due racconti personali, ma che comunque mettono in luce, ricordano la forza di quest'uomo, l'impegno di quest'uomo. Vi racconto velocemente come all'inizio degli anni 70 entrai in contatto con questo caro fratello. Erano gli anni in cui stanno nascendo le nuove emittenti, quelle private, e quindi dove abitavo io sul tetto avevano messo la nuova antenna in grado di poter ricevere anche gli altri canali oltre ai canali radio. Così, tornando a casa per la cena, mia moglie mi informò che erano stati attivati questi nuovi canali tramite l'antenna, e così, mentre stavo davanti al televisore che cominciavo a mangiare, azionavo i comandi, i tasti del televisore per vedere quali canali erano già funzionanti per la trasmissione. Mentre facevo questo movimento di ricerca, apparve la sigla Noi il Lupo. Siccome sono stato sempre fortemente incuriosito dalle cose dello spazio, della fantascienza, non sapevo neanche bene che cosa, però già la sigla Noi il Lupo ha fatto sì che mi fermassi su quel canale per vedere se era un film, un telefilm, qualcosa del genere. E invece nel momento in cui questa immagine, questa sigla ha lasciato lo spazio ai due presentatori, che erano Eufemio Del Buono e il giornalista Enzo Buscemi, in quel momento Eufemio diede buonasera e benvenuto, e in quel momento capì che era una rubrica, era un trasmissione che veniva fatta puntualmente ogni settimana. Il giornalista Buscemi, da buon scettico, comunque in quell'occasione, in quelle trasmissioni, faceva l'avvocato del diavolo, nel senso lo scettico, molte volte interpretava alla perfezione lo scetticismo degli ascoltatori, di chi non credeva, e quindi contestava Eufemio su molte affermazioni, ma questo per Eufemio rappresentava una chance in più, un'opportunità in più per argomentare meglio e quindi avere più opportunità per esprimere e informare. E così quella sera seguì questa trasmissione e poi al momento della conclusione diede l'appuntamento per la settimana successiva. Io ricordo che stavo in ufficio e aspettavo dei miei collaboratori, uno in particolare che tornava da Civitavecchia, e era più o meno verso le 7:30 di sera. All'improvviso, come flashback, mi sono ricordato di questa trasmissione Noi e gli UFO. Salto in macchina, scappo, diciamo, proprio è stata una vera fuga, tanto è vero che si sono anche un po' preoccupati i miei collaboratori perché non ho detto niente, sono saltato in macchina e sono andato via. Non capirò bene che era successo. Sono arrivato giusto in tempo nel momento in cui c'era questa sigla Noi il Lupo. Così non avevo perso niente dalla trasmissione. Ma ignoravo in quel momento che Eufemio Del Buono, già da quegli anni, aveva il coraggio, ha avuto il coraggio di leggere il terzo messaggio di Fatima, quello segreto. Io rimasi, ricordo che stavo mangiando, mi fermai, non riuscivo più a deglutire, non riuscivo più a mangiare. Questo messaggio mi aveva colpito nel profondo, era qualcosa che non ho mai sentito, che non conoscevo. E allora nel libro che è presente nel nostro sito, che è a disposizione, Agape, Cronaca di un incontro, racconto questo fatto e dico che ho avuto come la sensazione quando uno di notte, mentre dorme, c'è un rumore che lo sveglia all'improvviso e che per alcuni secondi non riesce a capire bene che cosa è successo. Bene, io stavo davanti al televisore e per un momento mi sono smarrito, non riuscivo a capire che succedeva in me. Dopo questa trasmissione, questa puntata, cercai di poter intracciare questa persona, quindi feci alcune telefonate, finalmente comunque riuscii in qualche modo a rintracciarla, avere il numero di casa. Quindi lo chiamai a casa per avere conferma se era appunto la persona che faceva queste trasmissioni, e subito dopo lui comunicò che gli era stato riservato uno spazio, una sala, al Palazzo dell'Euro, nel Palazzo dei Congressi, dove c'era una mostra spaziale dell'aeronautica tecnica, una cosa del genere.
Comunque, fatto sta che io andrei di molto in anticipo a questo incontro perché volevo essere sicuro di poterlo incontrare, di potergli parlare. Fatto sta che iniziò, diciamo, questo incontro, questa riunione, e la sala però che gli era stata riservata non era molto capiente. Se ricordo bene, poteva contenere un centinaio di persone, e invece ne arrivarono molte di più. E quindi nel momento in cui lui già stava in trasmissione con il giornalista Buscemi, e mi sembra che ci fosse anche un'altra persona, queste persone che volevano entrare a tutti i costi perché volevano sentire, creano del chiasso, della confusione. Fatto sta che dovettero interrompere questa conferenza, questo convegno, perché il chiasso della resa era troppa. E allora, chiuso l'incontro, dopo una mezz'oretta, 40 minuti che era iniziata, iniziò, diciamo, a ripercorrere i corridoi per andare verso l'esterno. Ma tutto questo, ogni passo c'erano almeno 10 persone che fermavano Fennio. E io pazientemente aspettavo che si smaltisse sta folla, che si creasse un momento, diciamo, più intimo per poter parlare con lui. E invece erano già passate un'ora, un'ora e più, e non c'era verso che ancora questa gente defluiva o comunque lasciava Eufemio nella sua libertà. E allora aspettavo pazientemente, e vicino a me c'era una signora tedesca che parlava con l'accento tipo Papa Reisinger, con quel modo lì. Allora mi disse: ma devi parlare con Eufemio? Dico: sì, vorrei presentarmi, non lo conosco. E lei disse: vieni che ti presento io. Questo mi prese per mano e mi ha spinto verso Eufemio. Premetto che questa donna, a suo dire, il figlio malato di tumore era guarito sentendo le trasmissioni di Eufemio, e lei nei confronti di Eufemio aveva una vera devozione. Questa notizia non sappiamo quanto risponda a verità. Certamente il figlio è guarito, però le motivazioni vere non sono state indagate. Però lei aveva questa convinzione interiore, per cui potete immaginare che tipo d'amore, che tipo di attenzione nei confronti di Eufemio. Fatto sta che mi ha quasi preso un braccio, mi ha portato lì davanti a Eufemio. Io, come le altre persone che lo salutavano, ho allungato la mano per stringere, per salutarla. E invece inaspettatamente, mi ha preso di sorpresa, mi ha preso, mi ha abbracciato e mi si è stretto a lui. Io non ho neanche risposto a questo abbraccio perché non me l'aspettavo, sono rimasto un po' confuso. Questo abbraccio è così forte, così deciso, e quasi così, diciamo, abbastanza sorpreso per poter rispondere appieno a un saluto così personale, diciamo, così fraterno. E da quel momento iniziai a essere il braccio destro di Eufemio. Così iniziò questa lunga cavalcata, questa magnifica poesia, questo grande lavoro che Eufemio svolgeva e che io ne godevo di riflesso. Ciò che facevo, ciò che preparavo nelle varie occasioni, per me era motivo di grande gioia. E così, insomma, spesso e volentieri ci siamo trovati anche nelle nottate, a volte fino all'alba della mattina, per alcuni incontri, sempre pronti, perlomeno lui era sempre pronto, a portare un messaggio d'amore. È vero che parlava di fratelli cosmici, è vero che parlava degli UFO, ma comunque Eufemio principalmente ha sempre portato avanti un messaggio spirituale, ha sempre cercato di dire all'uomo, a chiunque l'ascoltava, sì, di fratelli cosmici, ne ha parlato fin capotuto, ma comunque ripeteva a tutti quanti che noi siamo figli del Padre, esseri di luce. E io su quest'onda mi sono a mia volta poi organizzato per ricordare a tutti quanti non solo che nell'universo non siamo soli, ma prima e soprattutto che come figli di Dio abbiamo il dovere di vivere come tali. Io ho fatto le esperienze che sono raccontate in Angeli in Astronave nel 1980. Dopo quei 6 mesi ho cominciato ad incontrare gruppi di persone un po' ovunque. Il libro Angeli in Astronave ancora c'era, cioè io raccontavo perché era passata la voce. Nel 1980 avevo visto i cosiddetti UFO extraterrestri, che stava molta, molta curiosità, molta voglia di saperne di più, perché ancora non c'era tutta l'informazione, tutta la letteratura che ci stava poi. Quindi io mi spostavo a seconda dove venivo chiamato, dove si richiedeva la mia testimonianza di quei fatti. E fu proprio questo tempo che conobbi Eufemio Del Buono. Più che raccontare io quello che successe, vorrei leggere le righe dove lui dice di questo incontro, nella premessa fatta poi in seguito al libro Angeli in Astronave.
Eufemio Del Buono scrive nella prefazione: quando mi fu proposto di incontrare Giorgio Di Bitonto, percependo che l'invito mi veniva rivolto perché esprimessi il mio parere circa l'attendibilità delle sue esperienze, accettai di buon grado. La riunione avvenne di sera, in una magnifica casa al centro di Roma, e l'impressione positiva che il contattista suscitò in me fu concomitante alla sua conoscenza. Al suo arrivo, senza che alcuno ci presentasse, ci salutavo con un forte abbraccio. Il nostro subconscio ci aveva fatti sentire immediatamente fratelli. Ebbi poi la netta sensazione, ascoltandolo raccontare alcune sue esperienze, di averlo conosciuto da sempre e di provare per lui un'affettuosa simpatia. Ecco, poi aggiunge anche che già molti anni prima avevo provato un simile stato d'animo incontrando Giorgio Adamski, il grande contattista americano di origine polacca, in occasione di una conferenza che tenne a Roma a Palazzo Marignoli. E poi successe che in seguito Armando organizzò insieme a Eufemio Del Buono uno di questi convegni, appunto, di cui Armando ha parlato poc'anzi, Noi il UFO ad Antoniano, e quindi fu invitato insieme a Eufemio a tenere una relazione delle mie esperienze davanti a questo pubblico. Ed è da lì che poi nacque proprio in Eufemio l'esigenza di proporre all'editore Gianni Canonico delle Edizioni Mediterranee di Roma di pubblicare un libro. Poi ricordo che successivamente io stesi questo libro e lo mandai, non serve più niente, per 8 mesi. Dopo 8 mesi mi telefonò Eufemio Del Buono a Genova e mi disse: vai nella libreria di Stefano, che è la libreria principale della città di Genova, e ti vai a prendere il tuo libro. E io, molto meravigliato perché non c'era stato nessun segno prima, mi andai alla libreria di Stefano e in effetti lo trovai. Ecco, questa prefazione che sta all'inizio di Angeli in Astronave è una prefazione che secondo me ricalca proprio quello che Eufemio era e ha fatto, cioè è riuscito a toccare in poche pagine temi basilari di quella che credo sia stata proprio la sua missione, e a travasarla all'inizio del racconto di queste esperienze, toccandone proprio i punti essenziali. Quindi io in questi giorni me la sono riletta per l'ennesima volta, ma dopo l'Eufemio ci ha preceduti in dimensione favorevole, me la sono andata a rileggere perché ho detto: senz'altro dentro di me adesso ho una risonanza nuova. In effetti questa risonanza nuova c'è stata, e c'è stato un momento veramente che mi sono sentito commuovere, perché ho sentito veramente il calore. Ecco, tu dicevi che lui, al di là dell'UFO eccetera, lui testimoniava l'amore, parlava sempre in termini d'amore, e io questo l'ho sentito fortemente. Giorgio porta un messaggio direttamente d'amore, e giustamente negli anni Ottanta, quando ancora si discuteva sulle fotografie vere o non vere con il CUN, con gli americani che volevano occultare tutto quanto, CUN che si è pregiato di essere l'unico organo nazionale in grado di poter valutare scientificamente se un reperto era vero o meno, la testimonianza di Giorgio ha offerto a Eufemio e comunque a tutti coloro che erano interessati a questa cosa di poter entrare nel merito di questa realtà di luce, perché fino agli anni Ottanta e anche dopo, io me lo sono sempre su questo punto preso, diciamo, il piacere di trascodificare questa parola UFO che si sono inventati gli americani, che poi tradotto significa oggetto volante non identificato. E invece qui parliamo di vascelli di luce. Allora, queste macchine volanti non sono fatte di bolloni e dadi, come noi possiamo pensare o come sembra che appaiono davanti alle macchine fotografiche. Non sono fatte sulla tecnica di un aeroplano, sia pure perfezionato, molto d'avanguardia. Queste sono delle forme viventi che possono assumere dimensioni diverse, ma che agiscono e interagiscono con l'intelligenza di chi li pilota, quindi sono in simbiosi con i piloti. Questa cosa è poco conosciuta e poco discussa, si seguita ancora a sentire la parola UFO. Bisogna invertire, bisogna informare la gente che queste macchine volanti tutto sono meno che macchine. Sono vascelli di luce che interagiscono totalmente con chi le guida, con le coscienze di chi le guida. È chiaro che un'astronave si avvale di una coscienza superiore, quindi di una coscienza collettiva che al momento entra in risonanza con questa materia. Ma
se noi abbiamo sempre sostenuto e detto che la materia si manifesta così solo perché vibra su una frequenza diversa e quindi facendo il processo all'inverso della vibrazione, la stessa materia si modifica, si cambia e quindi diventa luce, allora è chiaro, è ovvio che queste macchine volanti non sono macchine, non sono fatte di bulloni, ma sono delle realtà vibranti di vita che corrispondono e rispondono totalmente a una realtà di coscienza, di comunione, di intesa. Quindi il disco volante, come lo intendiamo noi, non esiste. Esiste una realtà vibratoria che si può manifestare anche sul nostro piano, che può assumere anche una forma fisica, tangente, di metallo o di materia, ma in realtà non lo è, perché viene soltanto abbassata la vibrazione di questo vascello e sulla nostra dimensione si presenta così e quindi può essere anche fotografato. Allora, i fratelli cosmici hanno detto che nel momento in cui i signori della guerra dovessero far precipitare le cose attraverso un conflitto atomico, loro non solo sono già pronti attraverso un progetto per poter portare in salvo coloro da essere salvati, e questo troviamo scritto anche nel Vangelo, due donne sono alla mola, una sarà presa e una sarà lasciata, e così via. Come è stato significato a Lot che sarebbe stata distrutta la città e che quindi c'era in atto un processo di natura atomico, ma non era un'esplosione nucleare come la conosciamo noi, era una smaterializzazione e quindi c'era un campo energetico che al momento andava a coinvolgere, a prendere, diciamo, in questo campo magnetico tutto ciò che trovava nel suo raggio. Per questo nel Vangelo c'è scritto: chi è in casa fugga i monti e non torna indietro, tanto per citare qualche cosa. E allora, ripeto, la testimonianza di Giorgio di Bidonto è una testimonianza che apre un nuovo orizzonte, o meglio, prosegue nella direzione di Giorgio Adamski, perfezionando il messaggio d'amore, dando una testimonianza più precisa, più puntuale, più vicina, poiché Giorgio incontra non solo i fratelli cosmici che aveva incontrato Adamski, ma incontra anche la mamma Celeste, incontra anche il maestro, e quindi direttamente da loro riceve informazioni e direttamente da loro assiste alla grazia, alla magnificenza della luce, e quindi è stato testimone e riporta un evento vissuto in prima persona di questa trasformazione energetica di questi due grandi esseri, del Maestro Gesù e della Mamma Celeste. Quindi voglio dire, questa realtà, questa trasformazione che lui ha assistito è poi quello che normalmente succede, soltanto che le nostre coscienze al momento non riesco a entrare nel merito di questa grande verità, di queste grandi conoscenze, e quindi poniamo tutto quanto sulla parola miracolo. Ma il miracolo, come lo intendiamo noi, non esiste. Gesù non ha fatto miracoli. Gesù ha saputo perfettamente utilizzare le conoscenze cosmiche, le energie cosmiche, con immenso amore, con immensa comunione, ha potuto tradurre su un piano fisico ciò che esiste, vive e quindi è presente in altre dimensioni, su altri piani di esistenza. Ma tralasciamo un attimo il discorso di miracoli, perché non è questa sera che vogliamo parlare, non abbiamo questi temi, questa sera parliamo di Eufemio, però Eufemio ha insistito molto per questo libro, come giustamente ricordato anche Giorgio, ne ha parlato molto, l'ha presentato in continuazione, proprio perché Angeli in Astronave rappresenta una testimonianza, un messaggio non ufologico, un messaggio spirituale, è una cosa molto diversa. Perché i fratelli cosmici, i dischi volanti, in questa testimonianza, sembrano quasi un appendice, sembrano quasi un affatto marginale. Cioè, Giorgio ha portato una testimonianza che ciò che la religione cristiana, le religioni cristiane, indicano come Gesù, unico figlio di Dio, in realtà, posto in quella condizione, Giorgio ha potuto vedere che c'è una realtà di vita, una realtà cosmica, che si dissocia, si distacca da questo dogma imposto. Ora, io non voglio togliere niente al Maestro Gesù, anzi, al contrario, il mio cuore va ben oltre quello che la Chiesa gli attribuisce, per me è molto di più, ma la testimonianza di Angeli in Astronave è una testimonianza che ha aperto un nuovo orizzonte. E quindi, logicamente, Eufemio, dopo tanti anni di ricerca di macchine fotografiche, di fotografie, di UFO, di bolloni, di gente che ha visto sopra e sotto, finalmente può indicare, dare un'informazione e spirituale e ufologica contemporaneamente. Quindi direi che questo impegno che si è preso premio nel volere aiutare Giorgio a portare avanti questa divulgazione, scrivere e quindi pubblicare questo libro,
è proprio nella forza d'animo di un uomo che ha voluto portare alla conoscenza di tutti una realtà innovativa, o perlomeno una realtà che oggi preme nei nostri cuori. Eugenio Del Buono ha avuto tanti spazi, tante cose nelle quali io mi sono veramente riscontrato, ho sentito una presenza che mi era consona, che mi sentivo in linea, nello spirito di quello che io andavo facendo e di quello che questo libro poi avrebbe fatto da solo. Anche questa è una cosa che mi piace sempre dire. E poi Eufemio aveva una grande coscienza che siamo nella cosiddetta fine dei tempi, non intesa come fine del mondo, perché non è la fine del mondo, ma la fine dei tempi, cioè siamo ormai prossimi al compimento di tutte quelle profezie e quindi sono attuali tutti quei segni che preannunciano il grande cambiamento, la grande trasformazione. E mi piace molto che Eufemio sia nelle sue conferenze, nei suoi incontri con la gente e anche in questa prefazione abbia fatto riferimento al Vangelo e abbia posto Mamma Celeste, come anche lui la chiamava, al centro di quelle manifestazioni di Fatima, dove questo tema è centrale, cioè il tema del cambiamento, il tema del nuovo tempo, quel tema che anche non solo le scritture di tutte le regioni del mondo, ma in maniera precisa e particolare la Bibbia con tutti i profeti, con i patriarchi, vedi il patto fra gli uomini e Noè, e vedi soprattutto il Vangelo di Matteo, preannunciano con parole chiare, precise, quindi millenni fa questo era stato rivelato ed era stato citato e scritto dalle Sacre Scritture. Noi non è del Padre Eterno che dobbiamo avere paura, non è di Gesù Cristo che dobbiamo avere paura, non è di tutto ciò che ci arriva dal cielo che dobbiamo avere paura. Dobbiamo invece stare attenti e guardarci dall'orgoglio e dalla stoltezza degli uomini e operare, essere operatori di pace, essere operatori di luce, di verità e soprattutto di amore, perché come i fratelli ci sottolinearono, il fratello credeva molto, solo una realtà ci salverà. Ci salverà l'amore. Vorrei concludere questo mio intervento questa serata, prima di ripassare la linea, ti dando una breve frase, una breve citazione, ed è questa: è il messaggio che rivela il messaggero, ciò che afferma è sua realtà. Quando una persona, non soltanto io, chiunque di noi, viene investito di una missione, il buon Dio gli mette accanto gli angeli giusti per aiutare lui in questa missione. Mette vicino le persone giuste e le fa agire nei momenti giusti affinché nessuno possa affossare o inquinare o annullare o intorbidire una testimonianza, nonostante tutte le cose che possono succedere intorno. Quindi un grazie enorme a Eufemio e il pensiero anche a Gianni Canonico, a Armando e oggi anche a Stefano. Sono tutti quelli che da sempre accompagnano e accompagneranno questa mia testimonianza. Grazie. Beh, che dire, servirebbero altri 2 o 3 mesi per poter raccontare un po' tutto. Forse tutti questi episodi, poi uno dietro l'altro, potrebbero anche magari non creare così tanto interesse. Certamente per chi l'ha vissuto, come me, per tutte le persone che l'hanno seguito in quegli anni, la sua presenza, ciò che ha fatto, come l'ha fatto, ha lasciato un segno. Su questo non ci piove. Io l'avete letto anche nel sito. Ho scritto questa lettera non di addio, ma di arrivederci, perché sono profondamente convinto che faremo ancora tante cose insieme. Dove, come e quando al momento lo ignoro, ma ho questa certezza nel cuore. Se questo succederà, sappiate che vi terremo informati e vi diremo anche quali sviluppi prenderà questa cosa. Perché pensare che 50 anni di vita dedicati per questa cosa cadono nell'oblio non è nella logica dello spirito. Tutto segue, tutto si modifica nell'ambito non solo della dimensione in cui l'anima si manifesta, ma anche nella modificazione della trasformazione dell'opera, del momento. E allora Giorgio poco fa diceva la fine dei tempi. Se la nostra umanità per un momento solo avesse la forza e il coraggio di prendersi tutti quanti per mano e fare un giro tondo intorno al nostro pianeta, in un attimo questo pianeta avrebbe balzato
su una nuova orbita di luce, su una nuova dimensione con il maestro Gesù o tutti gli esseri di luce che hanno contribuito a venire a incontrare la nostra umanità, a congratularsi con la nostra umanità. Bene, io non demordo, io seguo ancora questa sollecitazione, i miei sono ancora o meno di 40 anni, spero di poterne raddoppiare per quest'opera e nell'intimo spero pure che finisca domani, perché se questo finisce domani o si modifica domani vuol dire che allora la luce finalmente ha fatto presa nei cuori dei terrestri. E con questo arrivederci a voi, ma anche a Eufemio, dico a voi tutti quanti pace e amore.